Come nelle favole c'è un inizio ed una fine. Simone Goccia, cantautore tarantino, alla presentazione, per così dire, del suo singolo Ragnatela. Intanto diciamolo, Simone ha 23 anni e ci presenta questo brano. Cosa vuoi esprimere? Perché già il nome Ragnatela fa vedere un qualcosa di complesso, anche di contorto. Allora, con questo tipo di titolo ho voluto esprimere in primis io insieme appunto al nostro produttore Mimmo. Volevamo rappresentare appunto ciò che era un intreccio amoroso prima di tutto e quello che rappresenta appunto la stessa vita quotidiana che andiamo a vivere tutti i giorni, a tal modo da poter appunto andare a rappresentare quello che è sia la gioia sia la tristezza all'interno di una relazione. Parlando prima, hai fatto riferimento ad un amore che va così attenuandosi, va scemando fino a scomparire. Beh sì, come d'altronde la maggior parte delle relazioni che comunque noi ragazzi andiamo a vivere, cioè, sono comunque esperienze di vita, esperienze che ci fanno crescere e maturare. Fondamentalmente non ci si dà poi troppo peso, anche perché io nel mio caso vado a guardare oltre e non a guardarmi il passato, a guardarmi le spalle. Preferisco quindi guardare avanti e a guardare il mio futuro. Un mondo, quello della musica, stimolante, che fa sognare, però bisogna anche avere i piedi per terra. Non è facile conciliare sogno e realtà. Beh sì, è assolutamente giustissimo quello che lei dice. Tenere sempre i piedi per terra lo do anche come consiglio a chi naturalmente sta cominciando adesso, a chi è ancora bambino, a chi vorrebbe intraprendere o a chi volesse appunto intraprendere questo tipo di strada. Ma bisogna sempre sognare, sempre, però cercando sempre di rimanere anche con i piedi per terra, perché tra sogno e realtà c'è un abisso di differenza. Simone Goccia, Ragnatela. Ma cosa ti aspetti dal prossimo giorno che verrà da te?